Ciao, prego. Ciao. Oggi facciamo un dolce americano che è la Red Velvet, che è molto bella. E vi vado ad elencare subito gli ingredienti che sono. Allora, per la base 2 uova, 140 g di burro ammorbidito, poi 240 ml di latte fermentato, io uso il latte di kefir, 220 g di farina, 20 g di cacao amaro, 2 cucchiaini di aceto bianco, un cucchiaino e mezzo di bicarbonato, però non colmi, poi 2 pizzichi di sale, una fialetta di aroma alla vaniglia e 2 cucchiai di colorante rosso liquido. Poi, per la crema al formaggio avremo bisogno di 500 g di formaggio fresco spalmabile tipo Philadelphia, 140 g di burro ammorbidito, 240 g di zucchero a velo e una fialetta di aroma alla vaniglia. E adesso iniziamo. Per prima cosa dobbiamo amalgamare il burro con lo zucchero. E quindi dobbiamo lavorare il tutto a crema. Compegnata, eh? Eh certo. Cacchio. È per quello che deve essere ammorbidito, io l'ho tirato fuori da poco. Allora, dopo che l'avete lavorato un bel po', ci mettete le uova. Che poi in realtà dovevamo mettere prima col burro solo metà dello zucchero e poi un uovo, l'altra metà e poi l'uovo, però è uguale, mettiamo tutto. Fantastico. Abbiamo messo lo zucchero tutto insieme prima, però è uguale. Ok. E andiamo ad amalgamare. Adesso aggiungiamo il cacao, quindi 2 cucchiai di colorante, e l'aroma alla vaniglia. E amalgamiamo tutto. Adesso mettiamo il sale nel latte fermentato, i 2 pizzichi, e ce lo sciogliamo. Io sto lavorando, eh? Ma no, qui è perfetto, guarda qua, guarda che crema che hai creato, guarda. Guarda che robetta. Va. Tiè. Ah, che devo fare? Li prendi a me. Adesso sciogliamo in un bicchierino, in una ciotolina, il bicarbonato. Con 2 cucchiaini di aceto bianco. E lo fate sciogliere. Adesso dobbiamo unire al composto questo qui che Bruni ha fatto bello cremoso. Ci uniamo un po' di latte e mescoliamo. Poi un po' dell'aceto col bicarbonato e mescoliamo e un po' di farina
e mescoliamo. Facciamo così con queste due cose fino a che le finiamo. Poi amalgama tutto. Guarda, vedi, sei portata, vedi, stai lì, mescoli. È tutto lo stress. Facciamo l'ultimo latte. No, grazie. Che latte? Di kefir, sarebbe il latte fermentato. E l'ultima farina. A posto. Questa è una bomba. Sapessi com'è buono. Viene tutto morbidino. Che poi se diminuisco il cacao mi viene sempre scura. In realtà dovrebbe essere rossa. Proprio rossa. Solo che io ogni tanto sperimento. Prima o poi mi verrà rossa. Anzi, adesso magari ci aggiungo anche un cucchiaio di colorante in più. Magari viene con dei pezzi più rossi. Ok, voi non vedete, però intanto ci metto un altro... Ecco, ora vedete, un altro cucchiaio di colorante rosso, che è meglio così. Fa un po' senso. Diciamo che la mia viene sempre con i riflessi rossi, tipo la luce sembra con i riflessi, invece certi la fanno proprio rossa, 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 se vede che, se che ci mettono poco, 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 poco cacao e tanto colorante. Vabbè, no, no, meglio così. È più cioccolatosa. Bravo. Capito, il dolce la sta facendo Bruvia. Brava, brava, tu fai i lavori sporchi. Dai, questo è il composto di prima. Come vedete il mio non è proprio rossissimo, ma è mogano. Imburrate, infarinate la teglia. Non come me, perché sto facendo un macello. Pure qui nei bordi. Vedi. E poi ci andate a mettere il composto, dopo vediamo. Ok. Adesso prendete il composto. Intanto ho acceso il forno a 180 gradi perché deve essere preriscaldato. E fa una bella inquadratura del forno. E mettete dentro così. Poi se volete fare certe cose potete fare così. Brava, come fa sempre pure Vittoria. Buona, buona. Vedi che non ammazziamo nessuno. Vedi, lei si accerta della bontà. Puliamo bene la cosa. Tu mi dà fastidio quando rimane tutto qua. Tranquilla, ce lo penso io. Vedi, lei è utile pure per pulire le pentole. Ok, questo lo pulisce lei. E tanto lo andiamo ad infornare. Per circa 20-30 minuti dovete controllare. Okay. Intanto che la torta cuoce, noi andiamo a fare la crema. E la facciamo... innanzitutto ammorbidendo il burro. Senza lavori tosti. Come al solito. Allora, però questo è più morbido. Se lo decide. Sì. Questo rumore è il timer. Ci fate caso. Quando lo avete ammorbidito, ci aggiungete mano a mano lo zucchero a velo, non tutto insieme, un po' per volta, e un po' per volta lo amalgamate. Tanto li cuoce. Prego. Grazie. Adesso mettiamo il formaggio dentro al composto di burro e zucchero a velo che avrete amalgamato bene. Vedi, lei è brava, lo metto un po' per volta. E poi aggiungiamo infine l'aroma alla vaniglia.
sopra, se gli fai così casca giù. Poi amalgamiamo e aspettiamo che si cuocia la torta. Intanto questo qui lo mettiamo in frigo. Ok, è pronta, freddata, e adesso la tagliamo a metà. Audio Jungle. Ma vedete, qualche briciolina la possiamo anche staccare e la mettiamo un attimo qui, così dopo facciamo una cosa alla fine. Prendete la crema al formaggio e ne mettete un po' dentro, però dovete lasciarla anche per ricoprire la torta dopo. Audio Jungle. Ricoprite con l'altra, con l'altra metà. Poi prendete la crema che è rimasta e ce la sfornate sopra e sui bordi. Cercate di metterla pure sui bordi. Ok, abbiamo spalmata tutta, adesso prendiamo le bricioline. Ci mettiamo un po' sopra per fare una decorazione un po' veloce. Adesso ce la andiamo a mangiare. Ovviamente, cioè, se la mettete in frigo è meglio prima di mangiarla, però cioè, se la volete mangiare così è uguale, non è che è cattiva. Ok, prendiamo, ce la andiamo a pappare. Good good, e ci vediamo alla prossima video ricetta. Facciamo fare un saluto anche a Bruchi. Ciao, vado a mangiare. Audio Jungle.